un posto al sole. Andiamo a vedere cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera più longeva di Rai 3. Tante cose sono successe all'interno di Un posto al sole, la soap opera più longeva di Rai 3. E tante ancora ne succederanno. Ma andiamo a scoprire cosa succederà nelle prossime puntate. Un posto al sole, anticipazioni, fonti web. Poche puntate fa, Roberto Ferri, Riccardo Polizzi Carbonelli, ha capito che la sua amata, Marina, non si è allontanata per sua volontà ma è stata rapita da Rosato. Ferri potrebbe salvarla grazie all'aiuto prezioso di suo figlio, Filippo, Michelangelo Tommaso, e di Franco, Peppe Zarbo. Ma dalle anticipazioni, sarà proprio Roberto a non voler essere aiutato dai due. Un posto al sole, anticipazioni, anzi è deciso ad agire completamente da solo ed infatti cercherà in ogni modo di trovare il luogo in cui Fabrizio Rosato, Giorgio Borghetti, ha nascosto Marina, Nina Soldano. Intanto, come riporta anche il sito lanostratv.it, è proprio l'interprete del rapitore di Marina, Giorgio Borghetti, a rilasciare una lunga intervista alla Gazzetta dello Spettacolo. Ite a spiegare cosa succederà nelle prossime puntate. L'attore ha detto che purtroppo non potrà dire cosa sarà del futuro del suo personaggio, ma ha aggiunto che, posso soltanto dire che non finirà qui, se ne vedranno delle belle. Il gesto di Fabrizio è nato dall'amore non corrisposto di Marina, come spiega Giorgio Borghetti. Non è la prima volta che Un posto al sole riprende tematiche di attualità e questa è proprio una di esse. Roberto riuscirà a salvare Marina? Fonti web. Ma durante la lunga intervista, l'attore rivela anche cosa ne sarà del suo personaggio: mi auguro di poter continuare con Un posto al sole, che mi sta regalando grandi soddisfazioni e riconoscimenti, seppur contraddittori vista la piega che sta assumendo il mio personaggio. Il suo vero amore è e rimane sempre il doppiaggio. Pochi lo ricorderanno, ma è sua la voce di David Silver nel telefilm cult degli anni 90 Beverly Hills 90210. Rimarrà sempre legato a questo personaggio, avevo 16 o 17 anni ai tempi. Brian Austin Green è bravissimo. Il suo, Buongiorno West Beverly, mi ha accompagnato per tanti anni nella vita. E voi lo sapevate che era sua la voce di David Silver nella serie cult degli anni 90?